Dunque, senti un po', Jennifer. Sì, mamma, cosa c'è? Senti, dov'è che ti hanno visto l'altra sera tu? Dove sei andata? Eri con uno. No, mamma, io non ero con uno, ero con Mariuccia. Ah, con Mariuccia eri, vero? Perché non gliela dici la verità a mamma? Perché mamma, vedi, è brava, però se la fai riscaldare poco a poco, mamma non diventa più brava. Ti hanno visto al caffè entrando a prendere un bar, al bar a prendere un. Insomma, ti hanno visto entrando al bar assieme a uno e io voglio sapere chi è. E mamma, te l'ho detto, ero. Digli la verità, mamma, da brava, dai. Già non ti fa niente, mamma, digli alla mamma la verità. Sai, mamma, io sono innamorata di un ragazzo. Beh, innamorato, mi stinete la bambina, innamorato di un ragazzo. E chi è questo ragazzo? Diglielo alla mamma. Forse lo conosci anche, si chiama Alverio. Alverio, chi è? Quello che ha i capelli a strigio e il biondazzo? Sì, quello lì. Non sei contenta? Sì, la mamma è contenta. E perché non gliel'hai detto prima? Alla mamma, perché non gliel'hai detto prima? La mamma, perché non gliel'hai detto prima? La mamma, disgraziata! Oh, mamma, non fare così, te la prego! Non fare così! Così! Non fare così! Lo sai che quella gente che va subito al sodo? No, è un bravo ragazzo! Non è un bravo ragazzo! No, no, no! Non è un bravo ragazzo! No, che non è un bravo ragazzo! Non è un bravo ragazzo! Quella lì è gente che va subito al sodo! Che io conosco il babbo! Quelli mettono le mani subito dove non le devono mettere. E se ti metti in princi, in princi, in cinta, e se ti metti in cinta, che cosa me ne dici? Ma io, mamma, sono una ragazza previdente. Ah, sei presidente tu? Cosa vuol dire questa parola? Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sto molto attenta. Ah, ci stai attenta. E come ci stai attenta tu? Diglielo a mamma. Diglielo, com'è che stai attento? Com'è che stai attento? Mi sono messa le mutande di lamiera. Ah, le mutande di lamiera. Mutande di lamiera, hai detto. Allora è per quello che l'ho visto comprando un apriscatole, quel disgraziato. Per quello.